Buonasera a tutti i collegati e bentrovati. Due secondi per dire due parole. Chi sono io? Sono Giulio Campari, regista, autore teatrale, ideatore e realizzatore con Natasha Padoan del video promozionale della rassegna, e a maggio presenteremo lo spettacolo Canta Gru Canta. Buonasera signora Aslan. Buonasera. Come sta? Tutto bene? Sì, dopo qualche problemino di collegamento adesso ci siamo. La tecnologia. Dunque, stasera ho l'onore e il privilegio di fare una piccola presentazione alla conferenza della signora Aslan. Parlare un attimo della signora Aslan è un po' come affrontare un'enciclopedia dell'umano, perché la signora Aslan, con i suoi romanzi verità e tutta una serie saggistica, ha affrontato temi allargati che vanno naturalmente dal genocidio armeno, la diaspora, eccetera, a tante altre cose che poi accenneremo. Signora Aslan, io prima cosa devo ringraziarla personalmente, perché leggendola mi si sono spalancati gli occhi sul genocidio armeno. Ne sapevo qualcosa, ma leggendola veramente ho scoperto tutto un mondo sommerso che purtroppo non viene, del quale purtroppo non si parla. Nei suoi romanzi si va naturalmente dalla Masseria dell'Allodole, che credo tanti conoscano, grande successo mondiale, romanzo verità, premio Campiello, tradotto in 20 lingue, ridotto cinematograficamente dai fratelli italiani, eccetera, attraverso La strada di Smirne, Il rumore delle perle di legno, Il libro di Musch, Lettera a una ragazza in Turchia, eccetera. Lei ci concede, attraverso questi suoi romanzi verità, basati in pratica sulla storia della sua famiglia, senza dimenticare che la sua famiglia venne in Italia nel 1880. Questa storia della sua famiglia che lei affronta e nella quale ci introduce con i suoi romanzi, in pratica concede di entrare nella famiglia allargata armena. Ecco perché dicevo che innanzi mi ha spalancato gli occhi. E cosa si trova in questi romanzi? Innanzitutto una forte emozione continua, raccontata con una semplicità estrema, diretta. La semplicità, che spesso viene confusa come faciloneria, invece, e questo lo so anch'io per ovvi motivi professionali, con 40 anni di teatro, la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere per uno scrittore, per un artista in genere, perché vuol dire avere elaborato a fondo il tutto e riuscire a raggiungere una chiarezza diretta che tocca il cuore. E questo, per questo la ringrazio ancora. Non soltanto attraverso i suoi romanzi, ma anche attraverso tutta la sua saggistica. E lo dico per chi non lo sappia ancora, lei per anni ha insegnato letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Padova. E ha scritto una serie di saggi, anche qui toccando i popoli
sommersi, i popoli della letteratura sommersi, e in particolare i romanzi d'appendice minori, considerati minori italiani dell'Ottocento, e la poesia femminile dell'Ottocento italiano. Questo cosa sta a significare? La sua grande attenzione per tutta una serie di fragilità che spesso dimentichiamo nella vita e che è importante sempre tenere in forte considerazione. Per tutto questo faccio un richiamo credo al suo ultimo libro, La bellezza sia con te, una raccolta di storie, racconti, poesie straordinarie che illumina quello che è il suo universo, il suo centro di interesse, e che consiglio a tutti di leggere, e soprattutto ai giovani, perché è una lezione per i giovani, il pensiero lungo. I giovani sono troppo importanti. Adesso non vorrei dilungarmi, lasciarle lo spazio per la sua conferenza, poi ci risentiremo. Stasera al centro c'è la ballata caucasica, pubblicata dal Corriere della Sera il 7 novembre del 2020. L'ascolteremo attraverso l'interpretazione di Natasha Paduan e con la musica di Claudio e Pietro Fanton. L'ascolteremo, dirò poi come ascoltarla, però mi permetto di fare una breve citazione da un suo libro, Lettera a una ragazza in Turchia, le ultime parole, le ultime righe che lei scrive nel prologo. È primavera, lei si trova sull'aereo, un aereo che viaggia da Venezia a New York, è notte, sta guardando fuori dal finestrino dell'aereo e scrive: è primavera, nuvole sfioccano basse sotto di noi, vedo un tappeto di occhi e piccole mani scure che si appoggiano al vetro, senza pregare, senza minacciare, solo mostrandosi, e sulle mie spalle si posa inflessibile il popolo scomparso. Queste parole le trovo ideali per introdurre la ballata caucasica. Consiglio a tutti, durante l'ascolto della ballata caucasica, di chiudere gli occhi, dura un minuto e mezzo, chiudere gli occhi e lasciarsi portare dai versi della signora Arslan. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van. Sfilano nelle nebbie di novembre, si trascinano nella neve sporca, gli stracci brillano di lumini di ghiaccio e camminano verso quella luce lontana, ghiacciata, senza consolazione. Non si sa dove vanno, da dove vengono. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van. Non c'è donna che li accompagni, né madre. Non ci sono più le sorelline danzanti nei crepuscoli dorati, o le coppe di vino caldo nei crateri gorgoglianti. Le collane d'oro massiccio sono sepolte e luccicano invano in tombe sconosciute. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van.
Livida la terra li sostiene nel loro andare infinito, ma oltre le catene del male, cuore si lega a cuore e brucia, brucia per sempre. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Vanna. Il testo della ballata caucasica verrà mandato in condivisione. Signora Aslan, mi piacerà ascoltarla, a lei la parola. Grazie, grazie. Sono commossa della realizzazione che avete fatto della mia ballata, di cui parleremo fra un momento. Prima voglio però dirvi quanto dire a voi, dire a Giusy, dire a lei Giulio Campari, a Natasha che è a Padoan, che ha letto, e a tutto il gruppo e lo staff di questa incredibile specie di festival online che Comabio sta mandando in onda. Io so che siete in contatto con la mia cara amica Armena da Yerevan, ma so anche che ci vuole tensione, ci vuole volontà, ci vuole tanta fatica e come diceva il buon Churchill, sangue, sudore e lacrime per fare queste cose. Costano fatica, ma è così bello vedere proprio che anche in questi tempi faticosi e fastidiosi spesso c'è tanta volontà di fare. Io poi ringrazio anche per questo momento mio di particolare dolore che ho avuto recentemente per la morte di mia sorella, anche fino al sindaco di Comabio che mi ha scritto, voi tutti. È come aver sentito una grande comunità di amici e di fratelli nel cuore, ed è quello di cui tutti abbiamo bisogno. È quello di cui hanno bisogno gli armeni. Questo popolo scomparso, lei ha ben detto, ha citato bene quella, io la ringrazio, quella frase di lettera a una ragazza in Turchia. Il popolo scomparso, il popolo che abitava i suoi terreni, la sua terra, la sua patria, da 2600 anni come minimo, forse probabilmente di più. Il popolo che era portatore di un'antichissima cultura, che aveva costruito e disseminato per tutta la regione quelle bellissime chiese, delle quali un grande critico italiano, Cesare Brandi, nel Corriere della Sera, in un Corriere della Sera di più di 50 anni fa, ebbe a inventare la definizione le chiese di cristallo. Io lo cito sempre perché è stata una definizione occasionale, casuale, per parlare di un'arte che veniva sepolta insieme al suo popolo. Perché agli armeni è toccato in sorte questo, non solo di essere uccisi, non solo di scomparire dalla faccia della terra per i tre quarti della loro consistenza numerica, e questo avviene nel 1915 e negli anni seguenti, ma poi di subire la cancellazione di tutto ciò che si stava a significare la loro cultura e la loro civiltà. Niente monumenti antichi che li ricordino, niente le loro antiche chiese, niente le croci di pietra, i famosi Kachkar, per tutta l'Anatolia, dopo la fine del genocidio fisico, quello che ha visto la morte fisica, il sangue di 1,5 milioni di persone, si è scatenato nei decenni seguenti ed è in corso ancora oggi la cancellazione oculata, attenta, burocratica di tutto ciò che li ricordava. Questo è un destino proprio particolare, perché c'erano tante cose che li ricordavano. Erano territori abitati
da loro da millenni, ma in particolare appunto l'architettura, ma non solo l'architettura, la poesia, l'arte della miniatura. La scuola armena di miniatura portò a dei risultati eccezionali, di una bellezza sconvolgente. Ebbene, io sono sempre ormai, direi molto più di 20 anni fa, perché anche tutto si è anche evoluto e approfondito per quello che riguarda gli studi sul genocidio armeno. Sono sempre a ricordare come non è stata solo la sparizione fisica del popolo armeno, ma è stata anche la sparizione di tutto ciò che li ricordava, cioè della memoria. Il popolo scomparso è quello di cui non c'è più traccia. E questo è stato operato accuratamente, decennio dopo decennio, attraverso la cancellazione dei monumenti che sono stati demoliti oppure adibiti ad usi assolutamente impropri, le chiese diventate stalle o diventate depositi o qualsiasi altra uso improprio che si potesse pensare, non era per la maggior parte distrutte. Le croci di pietra che praticamente sono una dei simboli della cultura armena, perché sono uniche, e dopo ne parleremo un momento, abbattute, usate per altre costruzioni oppure semplicemente fatte a pezzi, ma anche, e questa è una cosa che ormai io racconto sempre perché la ritengo una delle più importanti, seguitemi un momento, è la cancellazione di tutta la toponomastica. Un popolo che vive più di 2000 anni in un luogo, dai nomi ai luoghi, dai nomi ai monti, il monte Ararat, che so è il monte dell'Arca di Noè, che è il monte sacro per gli armeni, il fiume tale, la valle tal'altra, il ponte, le case, le città, i paesi, i villaggi, tutto ha un nome. E noi sappiamo dagli studi anche di glottologia e di linguistica che una delle cose che rimane di più, anche quando un popolo si fonde con un popolo successivo o scompare, sono proprio i nomi. Pensate che nella mia regione, in Veneto, esistono ancora parecchi luoghi che hanno nomi che risalgono alla civiltà preromana dei Veneti, quei Veneti che Omero citava come allevatori di cavalli. E sono luoghi che ancora portano l'impronta di questa lingua venetica di cui non c'è nessuna traccia e che di cui restano solo alcune iscrizioni votive o funerarie in giro per le nostre province. Ora, all'interno del territorio abitato dagli armeni sono state cancellate e cambiate tutti i nomi di luoghi, i nomi di città, di paesi, di villaggi, come dicevo, di tutto quello che ricorda gli armeni. La città da cui proveniva mio nonno e la mia famiglia, si chiamava Kharpert. Pert vuol dire fortezza. E a tutt'oggi si vede il quartiere antico di Kharpert, che è proprio arrampicato su questa fortezza che sta in alto sulla roccia. Il nome adesso è Elazig. La città da cui provenivano i miei antenati prima di risiedere a Kharpert si chiama Akhm, e anche Akhm adesso ha il nome, se non mi sbaglio, di Suleymaniye. Tutte le città hanno cambiato nome. A volte i locali, i contadini locali, usano ancora i vecchi nomi, perché magari nella loro mente si è ancora depositato il nome vecchio, finché non morranno i più vecchi. Ma per tutte le carte geografiche, tutto ciò che riguarda l'interno della Turchia, i nomi armeni e la realtà armena è scomparsa. E questo del cambiamento dei nomi non risale, attenzione, all'epoca del genocidio. È stato attuato accuratamente, scientificamente, è una parte
della volontà genocidaria, cancellare anche la memoria. È stato messo in opera scientificamente negli anni 20 e 30, quando la scure dello Stato turco si è abbattuta anche sull'ultima minoranza che era rimasta all'interno del paese, e cioè sui curdi, con i quali hanno ancora contro i quali c'è ancora movimento, ci sono ancora lotte, c'è ancora tutta una tragedia in essa. Ma questo tema della cancellazione totale è quella che immediatamente viene in mente di fronte alla frase "il popolo scomparso". Allora veniamo subito a una conseguenza immediata e evidente. Ricordiamo che genocidio, la parola genocidio è una parola terribile, ma è una parola nuova per un crimine nuovo. Io lo dico sempre, anche agli studenti nelle scuole, adesso con l'epidemia non si va più in giro, ma ho girato tutta l'Italia dopo che è uscita la masseria delle allodole, e sempre questa è una cosa base, una parola nuova per un crimine nuovo. La parola genocidio fu inventata da un ebreo solo nel 1944, da un grande ebreo, che aveva studiato quello che era successo agli armeni. 20 anni prima prima della Shoah, aveva studiato questo, aveva capito questo, che si era attuato contro gli armeni una forma di sterminio nuovo, e cioè una forma di sterminio programmato dall'alto, in cui uno Stato sovrano non combatte verso l'esterno. Genocidio non è una guerra, è verso l'interno. Uno Stato, un governo, elimina scientemente, coscientemente una parte della propria popolazione. Una parte della propria popolazione, una minoranza, per motivi etnici, politici o religiosi. Questa è la definizione. Quindi, quando noi vediamo, e questo qualcuno che mi ha già ascoltato dirà che l'ha sentito 1000 volte, ma va ripetuto anche 1001 volte, quando noi vediamo usare questa terribile parola fuori posto, dobbiamo ribellarci, perché è una parola terribile, ma che va usata per un certo tipo di sterminio. Purtroppo le parole per indicare stragi, per indicare i vari tipi di uccisioni che esistono al mondo, ce ne sono tante, ma la parola, l'uso delle parole è importantissimo. La parola nuova va per il crimine nuovo. È il crimine che vede gli armeni e il collegamento con gli armeni, gli ebrei, 20 anni dopo. Tra l'altro, pensate che negli ultimi 20 anni gli studi sul parallelismo fra il genocidio degli armeni, cosiddetto Metz Yegern, il grande male, e il genocidio degli ebrei, la Shoah, si sono progrediti enormemente, e hanno avuto uno sviluppo e una anche slancio dovuto al ritrovamento di documenti, alla lettura di documenti, alla lettura di giornali, tutte cose che sono state collegate insieme e hanno mostrato le origini delle idee di genocidio, da dove i giovani turchi le avevano prese, come gli era venuto in mente di poterlo fare con le minoranze cristiane all'interno dell'impero ottomano, su base prima di tutto però etnica, perché poi con le 3 minoranze cristiane riuscirono a farcela, con la 4ª minoranza che non è cristiana, è musulmana, ma comunque etnicamente è diversa dalla maggioranza turca, e cioè coi curdi, ci stanno andando ancora dietro. La tragedia poi del genocidio degli armeni, a differenza della Shoah, è che non è stato riconosciuto. Quindi, questa è una potente forma di angoscia che pervade in profondo chiunque abbia sangue armeno nelle vene. Perché c'è qualche cosa al fondo di tutti noi, che è questa
questa forza terribile che ha il negazionismo di Stato. Quando tu senti che qualsiasi racconto che abbiano fatto i tuoi nonni, i tuoi zii, quelli di Aleppo, quelli nel mio caso, quelli di Damasco, quelli del Brasile, sparsi per il vasto mondo, qualsiasi cosa avessero sperimentato, qualsiasi fosse stata la loro loro tragedia originaria, comunque venivano negati, venivano trattati da fantasiosi inventori. Si cercava in tutti i modi di screditare la loro testimonianza. Figuratevi che solo adesso, con l'uscita di un libro che non mi stancherò mai di dire che è importante, dello storico turco Taner Akçam, che si intitola, ho voluto che fosse tradotto in italiano e ho lasciato anche parte del titolo originale, Killing Orders, cioè gli ordini di massacro, i telegrammi di Talat Pasha. Questi telegrammi che ordinavano gli stermini erano stati screditati da parte della Turchia e tutti, anche gli storici armeni o di più equilibrati, avevano creduto a questo negazionismo. E solo questo storico turco, ma primo a riconoscere il genocidio armeno, per questo è stato perseguitato e adesso insegna negli Stati Uniti, ha trovato le prove dell'autenticità di questi documenti. Quindi, come mi disse lui stesso a New York 2 anni fa, quando presentava il libro appena uscito in inglese, questa, mi disse Antonia, è la pistola fumante. Non si può più negare che il genocidio è avvenuto, perché i documenti che erano stati screditati per decenni sono oggettivamente veri. Lui ha verificato il tipo di carta, ha verificato il tipo di cifratura dei telegrammi, che cosa si usava. Insomma, ha fatto un lavoro certosino e il New York Times lo ha definito lo Sherlock Holmes del genocidio armeno. Ora, questo potreste chiedervi cosa ha a che fare con la ballata caucasica. Beh, succede, almeno a me è successo, in alcuni casi che il riflettere, il ripensare, il risentire queste cose, prima di tutto il racconto che mio nonno mi aveva fatto quando avevo 9 anni, per esempio di questo ho ritrovato una fotografia recentemente e che ha dato origine alla masseria delle allodole, e che è naturalmente in prosa, o quello che ho poi scritto, o fatto tradurre, o insomma aiutato a pubblicare in questi anni, non mi bastasse. Improvvisamente, dalla profondità, se volete, del mio essere, e sono emerse anche delle voci. Delle voci che si disponevano in versi. E questa ballata caucasica, il cui titolo intero è Canto per una nazione che muore, ballata caucasica, è nata improvvisamente, proprio all'inizio di novembre, quando ho capito che questa guerra in corso fra l'Azerbaigian e l'Armenia stava risolvendosi contro l'Armenia. Questa guerra dei 40 giorni ha visto forze estremamente sbilanciate in campo. L'Azerbaigian è un paese ricco che ha dedicato molta parte del suo bilancio a un armamento sofisticato e modernissimo, e certamente da parte armena non c'è stato una percezione di quanto vicina era la minaccia. Sta di fatto che in questa guerra asimmetrica dei giovani armeni che combattevano sono stati un po' dei bersagli di droni sofisticati, i missili di ultima generazione che l'Azerbaigian aveva comprato e che la Turchia stava fornendo
con insieme a addirittura migliaia di guerriglieri jihadisti importati dalla Siria. Un cessate il fuoco che ancora non è diventato una tregua, ancora non si conoscono esattamente, non sono stati stabiliti esattamente i confini. L'Armenia è in una grave crisi, territori sono stati perduti. Il Nagorno-Karabakh, questa zona di montagna di cui vi parlerò fra poco, resiste, spogliata di buona parte della sua realtà, nel suo nucleo più essenziale. Rimarrà ancora, o ci sarà un'altra guerra lampo che li farà scomparire o scappare tutti. Questo non lo sappiamo. Ma io seguivo la guerra in ottobre con l'ansia di una persona che sono stata diverse volte, molte volte in Armenia, ma diverse volte anche in questa zona di confine che questo piccolo stato non riconosciuto, che era il Nagorno-Karabakh, che gli armeni chiamano Artsakh. In questo territorio, in questa zona, è una zona bellissima, alta montagna, ma non una montagna inospitale, con delle piccole valli coltivabili. Si coltiva la vite fino a altitudini molto elevate. Si coltiva molto. Ci sono foreste stupende, animali di tutti i tipi. E c'è una piccola popolazione, sono circa 150.000. Io mi sono molto affezionata a loro, ci ho scritto alcuni articoli anche. E cos'è successo? Che quel giorno, inizio di novembre, una notte mi sono svegliata improvvisamente, di colpo. E dico questo non è una cosa così tanto per dire, ma è per farvi capire come è avvenuta anche la nascita di questa ballata. Io di solito di notte dormo piuttosto tranquillamente e non mi è facile svegliarmi di colpo alle 5 di mattina e trovarmi completamente sveglia. Non è facile, non succede mai, è rarissimo. E così quel giorno mi sono svegliata improvvisamente e mi sono sentita come io vedessi sulle cime delle montagne del Caucaso, altissime. Una volta sono andata in Karabakh che c'era la prima neve che era appena caduta e si vedeva proprio solo le cime imbiancate e sono montagne selvagge anche. Le vedi proprio che incombono un po', ma che anche tu capisci che da millenni l'essere umano le percorre. Di là passava una delle vie della seta. E improvvisamente mi sono svegliata e vedevo le montagne e sulle montagne camminavano gli arcieri. Perché gli arcieri? Perché il popolo armeno, e qui andiamo un momento nella storia, era negli anni in cui non è mai stato conquistato da Roma, ma era un alleato di Roma. All'epoca, per esempio, di Nerone, dei principi armeni, soggiornavano a Roma un po' come ostaggi, ma un po' anche per imparare usi e costumi della grande civiltà romana. Però non sono mai stati soggiogati, erano un regno confinante con i territori sottomessi a Roma e in buona, in discreta armonia. E la specialità degli armeni erano gli arcieri. Gli arcieri famosi, quelli che sapevano combattere anche correndo a cavallo, voltandosi e lanciando la freccia come i parti. Ed erano ricercati come arcieri, inoltre andavano a cavallo stupendamente. E addirittura c'erano delle compagnie di soldati specializzati, compagnie super specializzate, che avevano sede anche in Italia. Ad Ancona, per esempio, a Ravenna, ci sono le tracce del V-VI secolo d.C. delle compagnie di soldati armeni. Avevano proprio le loro caratteristiche. Allora io li ho visti, questi arcieri, che sulle montagne
non possono più difendere gli armeni di adesso, però ci sono. E allora sono fantasmi. Chi c'è lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van. E perché Van? Perché, vedete, amici miei, noi parliamo di Armenia, questa piccola Armenia dei monti che ancora esiste, ma l'Armenia, la grande Armenia, era 8 volte più grande di questa. È come se io racconto sempre, anche agli studenti appunto, che bisogna dargli delle immagini forti, è come se dell'Italia improvvisamente, per un cataclisma, morissero i 3/4 degli italiani e rimanesse soltanto un piccolo territorio di montagna. Facciamo per dire la Lombardia di montagna e il Veneto di montagna, o il Veneto e il Friuli, piccolo, piccolo. In sostanza l'attuale Armenia è un 1/8, forse un 1/9 dell'Armenia storica. Tale è stata la perdita subita dal popolo armeno. Se 1,5 milioni di persone è morto fra il 15 e il 22, non dimentichiamo mai che in tutto gli armeni erano 2 milioni. 1,5 milioni di morti vuol dire i 3/4. E io credo molto alle cifre di questo tipo. Se sono vere, ti inquadrano la cosa. 1,5 milioni su 2. Come se in Italia morissero 45 milioni su 60. Questo è 3/4. 3/4 degli armeni sono morti. E moltissime famiglie è rimasto vivo un bambino, due bambini, una mamma con un figlio. I padri venivano uccisi tutti, perché gli uomini venivano uccisi per primi. Quindi da questo anche tutta una serie di studi fatti in anni recenti sul coraggio, la costanza, la resilienza, si usa dire adesso questa parola che è diventata di moda, delle donne armene da sole. E quindi anche altri studi che hanno dimostrato che gli armeni nel 15, le bambine armene, erano tutte alfabetizzate. Pensate cos'era l'Italia nel 1915. Nel 1915 in tutte le zone abitate da armeni le bambine andavano a scuola come i maschietti. Le scuole elementari erano per bambine e bambini tutti. In modo che anche la bambina più povera o più del posto più isolato avesse almeno la possibilità di saper leggere o scrivere e parlare almeno un paio di lingue. Questo si sa perché l'armeno in cui aveva scuola, il turco che era la lingua che si doveva conoscere, e spesso anche il francese, appena possibile. Dunque, questo io ho visto questi arcieri di Van. Perché di Van, stavo dicendo? Perché il lago di Van, insieme agli altri due grandi laghi di montagna, tutti e tre in quella zona, se guardate la carta geografica li vedete subito, sono quelli che venivano chiamati gli occhi di Dio. E sono il lago di Van, che adesso è in Turchia, il lago di Urmia, che è nell'Iran del Nord, e il lago di Sevan, che è invece nell'attuale Armenia. Quando si va nel Nagorno-Karabakh si costeggia il lago di Sevan ed è un viaggio così bello, ma così bello, lungo, sapete, ma così bello. Si vedono questi panorami uno dietro l'altro e sono panorami intatti, stupendi. E tu capisci, in tutto il Karabakh ci sono 150.000 persone. 150.000, capite? Sono pochissime, perché sono in un terreno di montagna e là loro vivono tranquillamente e sono persone autentiche, piene di voglia di vivere, allegre, piene di bambini. È una cosa, sembra un paese meraviglioso. L'Artsakh, il Nagorno-Karabakh. E io in quel momento ero così in ansia per loro. Avevo sentito notizie così terribili. La città di Shushi
l'antica capitale, l'attuale è Stepanakert, la città di Shushi, che era un altro dei centri della Via della Seta, ed era nell'Ottocento era chiamata la Parigi del Caucaso, e dove c'erano non so quanti teatri, non so quante scuole di lingue, si incontravano un sacco di etnie diverse, ed era appena stata conquistata dagli azeri, che avevano poi naturalmente bombardato anche la famosa cattedrale di Shushi. E allora siamo a novembre e li ho visti sfilare nella nebbia di novembre. Si trascinano nella neve sporca, gli stracci brillano di lumini di ghiaccio e camminano verso quella luce lontana. Perché io non è che li vedevo, non li vedevo che intervenissero, non c'era niente da fare. Era un senso di desolazione, un senso di abbandono, un piccolo popolo abbandonato da tutti. In quei giorni l'Unione Europea non ha detto una parola. Nessuno Stato europeo ha detto una parola, tranne la Francia per antichi legami è legata all'Armenia e ha in sé una forte minoranza armena. Più di mezzo milione di persone, non è che ha fatto molto, ma almeno ha parlato. Tutti gli altri stati europei chiusi nel loro silenzio, neanche una parola, neanche un flatus vocis, neanche un sussulto, silenzio. E questi poveretti che si difendevano, e io li vedevo questi arcieri che camminavano sulle cime, perché sono morti e sono fantasmi e non possono aiutare. E non c'è donna che li accompagni, né madre. E perché ho scritto questo? Perché ci sono... C'è una delle cose più belle degli armeni, sono sempre anche queste danze stupende, queste danze ritmate, un po' rituali, e questa loro, diciamo... musicalità straordinaria che naturalmente si nutre di un tessuto di canzoni popolari raccolte all'inizio del Novecento, che sono una più bella dell'altra e che sono state raccolte da Comitas, un grandissimo musicologo, che non era un semplice raccoglitore, era lui stesso compositore e musicologo, e che è stato una vittima del genocidio. Non è stato ucciso perché lo ha salvato un intervento del sultano, della famiglia del sultano, però è diventato pazzo. E quest'uomo che aveva dedicato la sua vita alla musica era anche un sacerdote lui, e aveva dedicato la sua vita alla musica e aveva raccolto le canzoni popolari che noi abbiamo in tutti i territori abitati da armeni. Dopo il 1916 non ha più voluto ascoltare una nota ed è finito a vivere per 20 anni in un asilo per alienati vicino a Parigi. Aveva assistito alla deportazione del 24 aprile e dei giorni seguenti. Lui stesso era fragile psicologicamente e divenne pazzo completo. Poi allora cosa mi è rivenuto in mente? E anche per darvi l'idea di come nascono queste cose, mi sono venute in mente le famose torques, le collane d'oro massiccio che i guerrieri di una volta portavano intorno al collo, come anche i Celti, no? Che hanno molte affinità con gli antichi armeni. E però dove sono adesso queste? Sono sepolte, perché chissà quanti ce ne sono ancora di questi guerrieri sepolti con loro oro al collo, non possono mica alzarsi e aiutare gli altri, le bambine, il vino dorato e il caldo. Nella mia mente, capite, c'era la contrapposizione fra il freddo attuale di quel novembre di sventura e di sconfitta e il calore dei conviti, delle danze, dell'oro, attorno dell'oro dei guerrieri che ormai non ci sarebbero più stati. E questo fino a quel momento lì ero molto triste.
scrivevo queste righe, ma ero molto triste. E poi improvvisamente ho detto, ma no, la vita non è così. Noi non possiamo, dobbiamo sempre reagire. E allora ho scritto l'ultima strofa. Livida la terra li sostiene nel loro andare infinito. Ma oltre le catene del male, cuore si lega a cuore e brucia per sempre. E cioè è come scoppiato nella mia mente il cuore, il calore del rosso del cuore e del calore e del sangue che contrastava questo abbandono, questa malinconia, questa tristezza. Ecco, questa è in qualche modo la genesi di questa ballata, e che poi sta avendo un certo successo e sono contenta. E l'altro ieri, e questa è una cosa che vi do come prima, mi è arrivata la rivista inglese dove è stata tradotta. È stata, non è che vi leggo la traduzione inglese, ma molto bella, è molto bella. Song for a Dying Nation, Ballad from the Caucasus. Mi ha fatto piacere, vuol dire che è piaciuta. Allora la sentiamo di nuovo e dopo parliamo d'altro. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van. Sfilano nelle nebbie di novembre. Si trascinano nella neve sporca, gli stracci brillano di lumini di ghiaccio. E camminano verso quella luce lontana, ghiacciata, senza consolazione. Non si sa dove vanno, da dove vengono. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van. Non c'è donna che li accompagni, né madre. Non ci sono più le sorelline danzanti nei crepuscoli dorati, o le coppe di vino caldo nei crateri gorgoglianti. Le collane d'oro massiccio sono sepolte e luccicano invano in tombe sconosciute. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van. Livida la terra li sostiene nel loro andare infinito, ma oltre le catene del male, cuore si lega a cuore e brucia per sempre. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van. Quello davanti a cui ci troviamo adesso è proprio questa situazione di incertezza. In qualche modo era quella che io già sentivo quel giorno, mi misi giù la penna, poi lo rilessi e non cambiai praticamente niente, perché era in qualche modo compiuto. Era una situazione di dubbio, di incertezza, cosa succederà, e però è ancora la stessa. Cioè questa guerra asimmetrica di cui parlavamo ha portato a una situazione che è stata poi interrotta in qualche modo d'autorità dalla Russia. La Russia è la naturale protettrice di ciò che resta dell'antica Armenia, perché, e questo forse è una cosa nota, ma anche questo è sempre bene ripeterlo, quando avvenne il genocidio armeno, e come penso voi sappiate, siamo nel 15, l'impero ottomano è appena entrato in guerra insieme ai
tedeschi all'impero tedesco e all'impero austro-ungarico. La prima guerra mondiale era infatti la guerra dei tre imperi da una parte e delle potenze dell'intesa dall'altra. Quando pochi mesi dopo la Turchia, l'impero ottomano, e ancora non si può parlare di Turchia, si lancia in questa terribile impresa dell'eliminare le proprie minoranze, il che dal punto di vista, diciamo, della guerra è stato un enorme errore, perché ha in pratica eliminato dalla forza dell'impero e dall'esercito stesso tutti i soldati di origine armena, tutti gli ufficiali armeni, che erano parecchi ed erano anche bravi. Ha eliminato gli armeni da ogni parte della macchina dello Stato, dell'impero, dello Stato ottomano. Però, ecco, e questa è una cosa molto importante, io ci tengo sempre a dirla, gli assassini di questo tipo, cioè i genocidari, sono fanatici, sono persone ossessionate da queste minoranze che diventano il loro bersaglio, che per loro diventano il male assoluto. Per i nazisti, gli ebrei erano il male assoluto. Alla fine, quante energie, quanta forza, quanti elementi del loro esercito e hanno impiegato per eliminare gli ebrei. L'ossessione, il fanatismo diventa più forte di quello che è l'oggetto di questa guerra. E per fortuna, diciamo noi, sono stati sconfitti, così nella prima guerra mondiale. I tre imperi, cioè gli austriaci, i tedeschi e gli ottomani, sono stati sconfitti. Ma nel caso degli ottomani noi abbiamo questi telegrammi del principale responsabile dei genocidi, cioè dell'organizzatore proprio delle stragi, il ministro degli interni Talat Pasha, che sono terrificanti, lui e dei suoi collaboratori. Cioè, tramite cui si dice: sarai un buon cittadino quanti più armeni eliminerai. Non li chiamano mai armeni, ma quella certa gente o quel popolo lì. Perché? Perché per loro questo era diventato l'obiettivo più importante. Più di vincere la guerra, l'obiettivo era eliminare le minoranze. E poi non solo gli armeni, i siriaci, cioè quelli, un'altra minoranza cristiana, quelli che parlavano aramaico e che erano circa 600.000, e i greci, soprattutto quelli chiamati greci del Ponto, perché abitavano sul Mar Nero, sul Ponto Eusino, ed erano circa 300.000. Queste tre popolazioni sono state eliminate con la stessa modalità: uccidere gli uomini, deportare le donne più graziose o in età fertile, o le adolescenti, te le prendi come mogli, tanto sei tu che poi te le tieni e basta. Se hanno già dei bambini, uccidi i bambini, oppure le mandi in deportazione. E la deportazione è una deportazione verso il nulla, cioè in sostanza con una tale scarsità di cibo e di qualsiasi aiuto, che specialmente quando gli facevano valicare le catene del Tauro in quelle condizioni, metà gli morivano così. Il modo di eliminare gli ultimi armeni, il modo come questi resistevano aggrappandosi ad ogni possibilità di fare qualche piccolo commercio, di riuscire a coltivare qualche pezzettino di terra, è una parte della narrativa, dei racconti sul genocidio armeno, che è fra le più strazianti, perché tu capisci che nell'anno successivo al momento della massima
delle massime uccisioni, che cioè nell'estate del 15 e l'inizio del 16, poi continua lo stillicidio quando li trovano, dove li trovano, quelli che sono scappati, quelli che sono stati protetti dall'amico turco, quelli che sono andati sui monti, e man mano che li trovano sono spietati, perché è l'esistenza stessa dell'armeno che per loro è una minaccia. C'è anche una famosa espressione proprio di Talal Pasha, che dice: neanche i bambini devono rimanere vivi, perché se rimane i bambini che rimangono vivi, un domani vorranno vendicarsi. Quindi tu sai benissimo di compiere qualcosa di orribile, eppure sai che il bambino vorrà vendicarsi, però la compie lo stesso. E quello che è importante, che è tipico di ogni genocidio, questo proprio di ogni, è il fatto che contemporaneamente all'attività di distruzione, cioè di eliminazione fisica, nasce la narrativa giustificativa, cioè le frasi che nascondono quello che realmente avviene. Cioè, nel caso degli armeni, la rilocazione: li togliamo dai loro territori perché è zona di guerra e li portiamo verso la Siria. Questo era era il mantra che ripetevano, ma non è vero, perché i territori di zona di guerra erano quelli confinanti con la Russia nel Caucaso, ma tutto il resto del paese dove vivevano degli armeni non avevano nessun particolare pericolo. Ma questo era quello che fin dall'inizio escogitano, cioè una doppia verità. Lo stesso che fecero i nazisti, come fecero per esempio col famoso campo di concentramento di Theresienstadt, dove addirittura fecero, lo misero tutto, lo abbellirono, lo fecero sembrare un semplice campo di raccolta per la Croce Rossa, che voleva teoricamente vederci chiaro, e che si accontentò del modo come loro gliel'avevano riorganizzato. A noi pare una cosa strana che la Croce Rossa Internazionale si lasciasse imbrogliare in quel modo, e tuttavia succedeva. Succede anche perché probabilmente volevano lasciarsi imbrogliare, perché era tempo di guerra, perché non potevano andare dappertutto, perché non lo sapremo mai esattamente. Ma certo, quello che sappiamo è che ogni volta che c'è un progetto genocidario, immediatamente parte anche una narrativa giustificativa, in cui ogni evento orribile viene mascherato da una dizione eufemistica in cui sembra la rilocazione, lo spostamento protettivo, il fatto che avevano fatto una legge speciale, per esempio, che tutti gli armeni dovevano consegnare le proprie case con la chiave, in modo che le chiavi sarebbero state tutte messe accuratamente in un magazzino col nome del proprietario, e poi questi beni sarebbero stati riconsegnati. Tutto questo era clamorosamente falso, clamorosamente e bestialmente falso, perché le case degli armeni erano immediatamente abbandonate al saccheggio, prima di tutto degli ufficiali turchi, e tuttavia a tutti veniva detto questo, le chiavi, e si insisteva per la consegna delle chiavi, capite? Per esempio, il che era una cosa assurda, perché sia i poveri armeni che venivano cacciati via lo sapevano, lo capivano benissimo, sapevano che cosa avevano gli altri in mente, sia gli altri lo sapevano, eppure questa consegna delle chiavi era la controprova dell'eufemismo della parola, l'oggetto, la chiave, chiavi che poi venivano naturalmente buttate via, o molto più probabilmente usate per dare l'accesso ai saccheggiatori. Questo praticamente fa del genocidio, tutto questo che è una piccola parte di quello che si potrebbe raccontare, una del genocidio armeno, è proprio l'esempio di quello che poi avviene in tutto il Novecento. Noi vediamo avvenire una simile
una simile programmazione di eventi, per esempio col genocidio del Ruanda, tra gli Hutu e i Tutsi, lo vediamo avvenire in Cambogia, quando un terzo della popolazione viene ucciso con i più incredibili pretesti, lo vediamo nelle occasioni in cui proprio avviene l'avverarsi della definizione di genocidio che il giurista, l'avvocato ebreo polacco Rafael Lemkin, io prego sempre tutti che si ricordino questo nome perché è un eroe del XX secolo che è stato travolto dall'oblio insieme agli armeni. Mentre lui cominciò a studiare, Lemkin si chiama, e qualsiasi computer vi dà tutto di lui. E lui cominciò a studiare il caso armeno dal 1922, quando aveva 20 anni. Capì che c'era, e questo lì è la genialità, capì che nella tragedia degli armeni c'era una modalità diversa e particolare che poteva ripetersi, che tutta l'organizzazione e la modernità del Novecento poteva essere rivolta verso il male. E così effettivamente avvenne con gli ebrei, cioè col suo popolo. Infatti lui sopravvisse alla sua famiglia deportata ad Auschwitz, arrivò negli Stati Uniti e là nel 1944, ripeto, inventò la parola genocidio, scrisse la definizione di genocidio che poi venne ratificata dalle Nazioni Unite appena costituite nel dicembre 1948. Ecco, io queste due date le dico sempre anche ai professori che le tengano presenti, perché nel Novecento sono due date importanti: 44 invenzione della parola e 48 accettazione, cioè la definizione di genocidio è quella veramente accettata, quasi tutto quello che lui ha scritto è accettata dalle Nazioni Unite. Per esempio il fatto che è un crimine che non va mai in prescrizione. Scusate. Ecco, io mi fermerei qui leggendovi una piccola, un'altra poesia che scrissi parecchi anni fa, quasi 30 anni fa, pensate, e che però è una di queste una delle prime volte che è riemerso in me tutta la tematica armena, cioè quando ho cominciato a capire che ero sì italiana al 100%, ma anche armena al 100%. Come diceva sempre il famoso francese Aznavour di se stesso. Lui parla e dice: io sono 100% francese e 100% armeno. Permettetemi di imitarlo e di dire lo stesso per me, solo con l'italiano. Questa si chiama Elegia armena. E io era una volta, un'altra volta che ebbi una di queste immagini, soprattutto. Immagini che cosa? Immagini del deserto dove le donne scomparivano. E immagini dei morti abbandonati che nessuno poteva seppellire né dargli onori funebri, dovevano proseguire la marcia. Elegia armena. Fiaccole spente in quieta fila nella notte anatolica, anime lungo la strada in fila ordinata nel nulla. Flauti di ossa suonano canzoni di casa e cortile, tenere storie di cose. Vartkes, cadetto di Larnaca, riposa affondato nell'erba, il coro dei morti lo culla. La voce profonda del vento da 70 anni lo culla, il coro dei morti lo culla. Esile voce paterna che mi raggiungi sull'acqua, tiepida voce di sangue, tu usignolo, mi senti? Il coro possente dei morti da allora percorre la notte, finge profumi di vita, accarezza i corpi perduti di Rupen, della bionda Nevart, di Nerses, sacerdote di Dio, avvelena noi fragili nipoti, inadatti, noi che sogniamo le madri insanguinate d'Armenia, noi tardi o venuti
impauriti a Occidente, intossicati dall'ombra. Vieni, usignolo di Dio, riempi il mio cuore fedele, portami il fuoco e l'eccidio, le rose dei villaggi e la morte. Grazie. Signora Aslana, come sempre quando l'ascolto sono rapito. Adesso le leggerei, ne abbiamo scelti a caso, sono arrivati un sacco di messaggi entusiastici. Grazie. Gliene leggo un paio, perché è impossibile poterli, ecco. Si dicono tanti complimenti e ringraziamenti per la bellissima poesia. Ringraziamenti e complimenti alla signora Aslan. Sempre un piacere ascoltare le sue conferenze. Si impara sempre qualcosa di nuovo, di inedito. Queste mi sembra che siano riassuntive di tante e tante cose, come dicevo all'inizio, quando ci tenevo a sottolineare come lei sia un'enciclopedia del mare, veramente. Io non mi stancherei di ascoltarla, le assicuro. E ho ascoltato un sacco di conferenze perché sono molto in là con gli anni. Però io le assicuro, è un piacere, è una magia starla ad ascoltare. Era un bellissimo pubblico, eh? Era un bellissimo pubblico oggi, lo sentivo. E si sente questo, si sente. Sentito, teatralmente l'ha sentito, anche lei è un personaggio, sai che noi siamo abituati a sentire in pubblico, soprattutto gli attori. È vero, si sente. Percepiscono se c'è calore o freddezza. E questo Natascia potrebbe farci lei una conferenza su questo. Si sente il rimbalzo proprio dell'emotività, veramente. E se la gente ti segue. E io ringrazio tutti voi, veramente. Senta, ci tenevo. Adesso, se posso ancora citarla un attimo, perché ci sono queste poche righe tratte dal libro di Nuscia, secondo me altro capolavoro, un capolavoro anche questo libro, dove lei del popolo armeno dice questo, che io trovo estremamente riassuntivo e emblematico per il popolo armeno. Dice... Scrive, il popolo armeno ha imparato a chinare la testa quando viene la persecuzione, a chiudersi in un silenzio opaco, a cancellare anche i pensieri e poi a risollevarsi piano piano, come gli steli del grano dopo la tempesta che li ha schiacciati ma non spezzati. E il giorno dopo già dondolano nella brezza. Questo credo sia anche il più grande augurio per il popolo armeno. E trovo queste parole riassuntive, emblematiche, dopo quel percorso che lei ci ha regalato con i suoi libri, che, insisto, sono un'esperienza unica. E mi ricollego al discorso, non ho avuto tempo all'inizio, della semplicità, perché è la bellezza dello scrivere e soprattutto è quello che ci lega e ci fa capire, come sostiene poi sempre nel suo ultimo libro, la bellezza, proprio sulla bellezza, cosa sia l'importanza dell'incontro dell'altro, del nuovo, conoscerci e condividerci in tutto. È verissimo. E vorrei aggiungere una cosa, e cioè anche salutare Shushan, che è la di cui non ho fatto il nome, ma che è, diciamo, un esempio straordinario di giovane donna armena che merita
merita molto, perché intanto conosce anche bene l'italiano ed ha un sorriso che veramente riscalda il cuore. Quindi un abbraccio a Susanna. Susanna, sì, con questa sua... sono qua a dire grazie infinite. Grazie. Sono strafelice di Giulio ha appena detto l'importanza dell'incontro. Sono commossa, sono molto emozionata e adesso faccio fatica anche a parlare in maniera ordinata, ma sono molto felice anche di essere guerriera della stessa parte dove lei è una guida, una delle guide più notevoli. Per la stessa verità, per gli stessi valori, non per il semplice fatto di un'appartenenza etnica uguale o simile, ma certo, proprio per i valori. Ringrazio la vita per l'incontro sia con lei che l'opportunità che mi è stata data di avere adesso qui, oggi, in questo momento, l'incontro con tutti voi. Grazie mille. E noi ti facciamo un applauso teorico. È un piacere condiviso, Susanna. E se posso permettermi, avete altro da aggiungere per caso? Susanna e signora Aslan? Un grande abbraccio. Un abbraccio a tutti e grazie dell'ascolto. Ecco, credo di parlare per tutta la comunità, non sono sindaco, ma credo di poter parlare per tutta la comunità di Comabbio. Ricambiamo questo abbraccio collettivo. E ci auguriamo di vederci al più presto in presenza. In presenza fisica, vero? Tengo, d'accordo, va bene. Mi raccomando, vi aspettiamo per il 22 maggio. Arrivederci. Thank you.